Ciao, come stai? Sei pronta per una lezione sui confini? In realtà ti passo velocemente la tecnica che sto usando io perché qualche ragazza ha commentato: ok, stai sperimentando le tecniche, però poi dici cosa stai sperimentando, perché se poi aspettiamo che tu finisci passeranno mesi. Sì, è vero. E allora ti volevo far vedere come faccio, che poi non so se funzionerà, spero di sì. Però così lo facciamo insieme, eccoci. Allora, soprattutto parlando adesso, ho sentito qualche, cioè le ragazze che mi chiamano, visto che hanno visto i miei video, mi hanno raccontato sul problema che hanno con i confini. E quindi volevo subito premettere una cosa, che il confine non è sinonimo di ostilità o di antipatia. Si può avere dei confini anche senza essere antipatici, appunto, oppure aggressivi. Per esempio, io faccio sempre questa comparazione con la natura: l'albero ha la corteccia che è il confine dell'albero. Non per questo l'albero è antipatico o ostile. Tu puoi andare nella natura, abbracciare l'albero e l'albero ti accoglie, si armonizza le sue energie con te, o meglio dire, tu armonizzi le tue energie con lui. Nel senso che si può anche stare insieme pur avendo i confini. Ossia, bisogna avere confini, i confini ci sono. E oggi volevo proprio sì, parlare dello schema che mi sono preparata io per abituare la mia mente invece a pensare che questi confini ci devono essere e come applicarli nelle relazioni interpersonali, perché sono stata, probabilmente come molte di voi o come tu che stai guardando questo video, addestrata invece quando ero piccola, o io stessa mi sono addestrata a non avere i confini, perché quando ero piccola probabilmente erano di intralcio per quel che poteva rappresentare per me la salvezza, che era indovinare, cioè non indovinare, captare subito gli umori degli adulti che avevo intorno e che per me rappresentavano la sicurezza. Perché quando erano di buon umore o erano o mi lasciavano in pace, per esempio, perché avevo fatto bene tutti i miei compiti e tutto funzionava, per me andava bene, no? Quindi la famiglia funzionava. Se invece c'era qualcosa che non andava, che non dipendeva sempre da me, però se c'erano delle cose che non andavano e l'atmosfera si faceva di quel tipo strana, dovevo captarlo e correre ai ripari, oppure e correre a cercarli, cioè dovevo sentire se c'era qualcosa che non andava, indovinare i loro desideri e diventare quello. Per esempio, adesso questo sembra molto. Cioè, nel senso che così detto alla veloce, non era sempre così. Ecco. E invece i confini sono importanti. Se tu vai nel mondo senza i confini, è come essere senza pelle. Nel senso, non va bene, non va bene. E quindi siamo stati allenati a farlo, ma non va bene. Quindi adesso io ti disegno un piccolo schema. Sto disegnando, ho disegnato, vedi, me stessa, per esempio, qua c'è qualcuno in mezzo a questo foglio e quando tu sei stato allenato a non avere i confini, sei semplicemente così. C'è il mondo e lì ci sei tu a braccia aperte e tutti possono venire e tu subito racconti qualsiasi cosa a tutti e ti fidi di tutti, ma questo ovviamente l'hai imparato a fare quando eri piccolo, ma non va bene. Ed è per questo, tra l'altro, che piaci agli alieni, alle persone che invece loro hanno bisogno che tu non abbia i confini, proprio come ne avevano bisogno i tuoi genitori, perché così potevano dirti loro esattamente cosa fare, esattamente quando, esattamente come, e tu accettavi tutto. Allora, pensa come può funzionare, per esempio, il gaslighting che un alieno tipico ti fa se tu non hai confini. Il gaslighting funziona benissimo, con una persona con i confini sani il gaslighting non funzionerebbe. Perché qualcuno ti dice che non è vero quello che hai sentito, che lui non ha detto quello, ti dice che non dovresti sentirti così e tu tutte queste cose le accetti come verità, perché non ci sono dei confini, non è che tu dici, guarda, io l'ho sentito, quindi per me è così. Io anche accetto che tu non pensi adesso, ricordi di non averlo detto, però siamo la tua parola contro la mia. Tu ti ricordi chiaramente di non aver detto così, io mi ricordo chiaramente invece di aver sentito proprio così. Quindi nessuno qua vuole avere ragione, però il gaslighting comunque non funzionerebbe perché il gaslighting significa che ti confonde e tu però lo devi accettare per essere dopo nel tempo una persona sempre più confusa.
quindi ho pensato di disegnare dei confini, intanto quindi farmi uno schema e mi sono aiutata, cioè mi è venuto in mente di farlo così perché mi è piaciuta quella metafora di cui ti ho già parlato che ho sentito dire da Riccardo. E quindi lui parlava di file, ne ho già parlato in un video, e quindi come tu praticamente fai, ti crei un file sul computer dell'amicizia, un file per i conoscenti, un file per gli amici intimi e poi puoi inserire le persone nella cartella giusta. E se per caso invece una persona ti si dimostra, per esempio tu pensavi che fosse amica e ti si dimostra che non si comportava come amica secondo quello che sono i tuoi criteri per l'amicizia, allora semplicemente lui ha fatto sempre le cose semplici, quindi semplicemente la sposti da una, la trascini da una cartella all'altra. E quindi praticamente io queste cartelle le disegnerei proprio così intorno a me, invece di fare le cartelle faccio questo disegno concentrico, che a me piacciono le cose rotonde e concentriche. Prima cosa faccio una linea intorno a me, che questi sono i miei confini. Mi è piaciuto farlo invece non rotonda questa, perché è un po' una specie di, non so, una specie, ci sono quattro angoli, sai com'è, tipo sud, nord, est, ovest, ecco, stabilità. Ecco, i miei confini di stabilità, anche perché volevo parlare anche a un certo punto di disciplina, perché mi sono accorta adesso facendo questo schema, pensando dei confini e pensando al perché la disciplina a volte non riesce, le cose che mi dico di fare poi non mi riescono, perché non riesco a tenere la disciplina perché non ho i confini. E quindi io mi programmo di fare delle cose, ma poi la mia agenda a volte proprio sfuma e scompare, io mi dimentico totalmente delle mie regole, dei miei paletti, appunto, no? Delle cose anche che mi sono messa nel planner e volevo fare, perché incontro una persona e lì ancora mi perdo, nel senso che do tutta l'attenzione alla persona, per esempio, in difficoltà, e così magari quello che doveva essere un'ora diventano due. Quello che invece non doveva essere in programma, di colpo è in programma, io, no, non significa che non si può cambiare i piani, però ricordarsi dei propri anche in presenza delle altre persone è molto importante. Quindi diciamo che questa cosa con gli angoli mi rappresentava di più quell'idea di disciplina, e quindi entro quei confini sono io col mio planner, io con i miei progetti, io con i miei obiettivi, e in questo cerchio vicino a me mettiamo la famiglia, per esempio. Adesso io lo scrivo a matita perché metti caso che poi voglio cambiare il nome, famiglia, perché potrebbero anche essere amici intimi, no? Per esempio Riccardo ha detto amici intimi, vedrò cosa poi nel tempo mi piace di più. Poi un altro cerchio concentrico, e questo, non so se si dice centro concentrico, cerchio concentrico, tutte queste linee sono già dei confini, il confine di me, il confine della famiglia e poi in questa circonferenza ci saranno gli amici, quindi le amicizie, scrivo amici, e poi fuori dai confini degli amici ci sono i conoscenti. Quindi cominciamo a mettere le persone nello spazio giusto, conoscenti, e fuori, senza mostrarti che hai già capito, metto gli sconosciuti. Eccoci, quindi conoscenti, sconosciuti, e questi sono già un po' di confini. Allora ci deve essere a un certo punto un confine un po' più spesso, un confine un po' più marcato. Allora, tra me e la famiglia no, tra me e gli amici nemmeno, tra me e i conoscenti forse sì, perché i conoscenti io li conosco, ma non so ancora, no, 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 potrebbe anche esserci un alieno maligno, per esempio, no? Tra i conoscenti che io non ho ancora spottato, sai che i covert sembrano proprio amici amici, però se lo sembrano non significa ancora che lo sono, quindi prima di conoscere una persona, quindi adesso io, la mia family e gli amici siamo in realtà protetti, no? Con questo confine. E poi un confine ancora più spesso, perché oddio, non c'è bisogno che sia proprio tanto più spesso. Però, insomma, anche gli sconosciuti, se non sono conosciuti, tanto meno, perché i conoscenti, almeno un po', qualcuno te li ha presentati, da qualche parte li hai incontrati, almeno un po' ti puoi già fidare, ma gli sconosciuti non si sa. Eccoci. E poi io aggiungerei qua sotto, ho lasciato nello spazio apposta, perché invece qua metterei un confine bello largo, bello spesso, e sotto, come, ecco, sotto, metterei
quelli che si sono già dimostrati invece di essere, scusami, nemici, o quello che sembrava un nemico, sai, quando co escono le code del mostro, e quelli sono pericolosi, perché non è che dobbiamo essere sempre accettare tutti, nel senso che anche se qualcuno ti ha fatto qualcosa di male, dici, solita cosa che dici, ma avrà avuto le sue problematiche da piccolo, anche lui avrà sofferto. Sì, però pericoloso significa pericoloso. Sta suonando già la sveglia e devo andare. No, insomma, finisco di raccontare un'altra volta, ma intanto ti ho dato questo schema dove che ci intanto aiuta a chiarirci le idee su chi è chi e chi far avvicinare quanto. Perché, per esempio, un conoscente non può scavalcare tutte queste linee per arrivare subito al tuo intimo e tu gli racconti subito tutto, no? Le tue paure, le tue cose, gli dai subito le tue cose, ti fidi subito ciecamente. E io mi ero preparata, ma poi lo racconto nel prossimo video, mi ero preparata anche, per esempio, i gradi di... Ma ne parlo nel prossimo video, ma ormai ho cominciato, finisco di dirlo, perché può essere che tu investi il tuo tempo in una persona sconosciuta quando quella persona ha tanto bisogno, cioè se c'è un'emergenza e tu vedi che c'è uno ferito, tu non lo conosci, è ovvio che ti dimentichi di te e aiuti quella persona, quindi è anche una questione di urgenze. Però se tu hai una cosa urgente tua e un'altra persona che tu conosci poco ha un'urgenza sua, tu per te dovresti avere la precedenza, questa è la mia idea. Diciamo che il dubbio di fondo, quando abbiamo parlato adesso con le ragazze, no, dei confini, quando loro mi davano gli esempi, no, di come succede con gli amici che magari prendono qualcosa, una ragazza mi diceva con i colleghi dell'ufficio che si sono ormai abituati a aprire il suo cassetto perché lei presta le cose, quindi magari prendono sempre il suo temperamattite, quello elettrico, no? E però lei disturba che a un certo punto tutti sempre vengono, aprono il cassetto e poi hanno cominciato a prendere anche le matite. E lei ha detto non vuole di non riuscire a dire di no, ecco. Perché si vuole sempre essere simpatici ad altre persone e hai paura di appunto risultare antipatica. Però se dici no nel modo giusto, e la tecnica per esempio del sì no sì, ne possiamo anche fare degli esempi in pratica come abbiamo fatto con loro, esiste proprio, cioè io la propongo proprio come tecnica del dire di no, ma in un modo senza diventare antipatici, perché a te dispiace dire di no e poi si sentirà che sei a disagio e poi hai paura di venire esclusa, abbandonata, di venire escluso, abbandonato, di fare la figura di quello severo che magari ho tirchio, sei tirchia, non vuoi dare, non vuoi... Ecco, però se ti pesa perché c'è qualcuno che sconfina sempre, prima o poi lo devi dire, altrimenti sei sempre in quel ruolo lì. Allora, questo, infatti, se ti vuoi preparare questo schema, è nel prossimo video, ma non perché non potrei dirlo adesso, ma perché non ho tempo, avevo questi minuti qua, adesso devo andare, al più presto ti registro la seconda parte. Intanto così ho approfittato per salutarti oggi che è domenica, di augurarti una buona giornata e sì, ci vediamo al più presto. Un abbraccio, ciao!